Giulio Salvi. Giulio Salvi era diventato un personaggio in TV, albergatore della Valtellina, meravigliosa Valtellina. Lui cosa fa? A un certo punto è troppo faticoso attirare i turisti, avere i turisti, più facile avere i profughi, 37,5 euro al giorno per ogni profugo, e lui dice: io mi ci faccio i soldi, guadagnavo 80.000 euro al mese, quasi 1 milione di euro l'anno, e lui ci si è buttato a capofitto. Lei ci fa la cresta su questi 37 euro? Per fortuna sì. Ma una cresta, voglio dire, come da commerciale onesto? Ma penso di sì. Ci dice quanto guadagno? Quanto guadagno, diciamo così, all'anno, questa cifra? Sì. Beh, l'anno scorso mi sembra che siano stati 100-110 milioni. Un'ora fa mi ha telefonato un mio collega della zona dicendo: quasi quasi li prendo anch'io. La figlia si è anche fidanzata poi con un ospite e ha fatto anche dichiarazioni, sentiamola un attimo. Donna adesso di quant'ero, di com'ero, diciamo così, prima. La donna italiana, non dico si vuol far violentare, mi esce in giro con la minigonna, mi esce in giro con i tacchi a spillo, mi esce in giro per far vedere cosa. Sinceramente è quasi un invito. Ecco, però adesso che cosa è successo? Salvi e sua figlia, che cosa è successo? Che adesso, restringendo l'arrivo, ormai gli immigrati non ce ne sono più e quindi i turisti non tornano più nell'hotel, ora deve emigrare negli USA. A me non dispiace, ve lo dico la verità, non dispiace, perché la scelta di dedicare, di mettere gli hotel a disposizione non dei turisti in questi posti meravigliosi come la Valtellina, a disposizione dei profughi, ci hanno guadagnato tanto, ma hanno fatto una scelta folle.